Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi andiamo a fare un video veloce, o almeno si spera, sperando di non perdermi troppo in chiacchiere, perché andiamo ad aprire due pacchi provenienti da Vinted. Infatti ve li faccio subito vedere ed eccoli qui. Però, come ogni volta, facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci bentornati in questo video, quindi andiamo a spacchettare insieme questa serie perché in realtà è una serie, sono stati fatti due pacchi perché li ho comprati da due persone diverse, quindi sono volumi sparsi della stessa serie. Ci tenevo appunto ad aprirli insieme a voi ed andremo ad aprire subito il primo pacco, sperando appunto di non perdere troppo tempo. Abbiamo qui il nostro coltellino e andiamo subito a spacchettare. Speriamo appunto che si apra facilmente. Io come al solito vi consiglio sempre Vinted per i recuperi, se dovete comprare più volumi ovviamente, perché quando si tratta di pochi volumi, essendoci la spedizione, non conviene più effettivamente. Però quando dovete andare a recuperare un po' di volumi insieme, gettatevi sull'usato. Vinted è abbastanza sicuro, per chi non lo sapesse dà la garanzia, quindi se casomai non dovesse arrivarvi il pacco o le condizioni non sono quelle descritte, vi fanno il rimborso assolutamente, quindi senza nessun problema forse siamo riusciti ad aprirlo. Vediamo un po'. Manca un lato. Ecco qui. Siamo riusciti ad aprirlo. Allora, la serie in questione è L'attacco dei giganti. Ora vi faccio vedere tutti i volumi che ho preso. Allora, di questa serie io ho visto tutto l'anime e poi sono andata anche a leggermi il finale, che ovviamente ancora non è stato fatto in anime, quindi uscirà penso dal 2023. Chi conosce il canale sa che non recupero in realtà molti shonen, anzi quasi per niente, perché non sono quel tipo che riesce a leggere mazzate, tra virgolette, no sense. Vado poi a recuperare gli shonen che mi lasciano qualcosa nella storia. Infatti per me L'attacco dei giganti è uno dei migliori shonen che io abbia letto per ora. C'è una trama veramente di fondo bellissima, un significato veramente profondo e me ne sono letteralmente innamorata, quindi mi sono buttata sull'usato e ho preso, vediamo se sono in ordine. In realtà non sono in ordine, ve li faccio vedere piano piano. Allora, numero 1, poi vediamo se trovo il 2, poi abbiamo il 3, 4, 5, 6. Nel frattempo è caduto tutto. 9. Come potete vedere, le condizioni sono perfette, sono pure la maggior parte imbustati, quindi Vinted è ottimo pure su questo lato. Potete appunto farvi mandare foto ancora prima che il pacco venga spedito. Insomma, io mi sono trovata sempre sempre molto bene. Ora andiamo ad aprire l'altro pacco. Mettiamo questi da parte. Andiamo a aprire l'altro pacco, che ci saranno dei restanti volumi, quindi sono questi dall'1 al 9. Andiamo ad aprire il secondo pacco. Qui è molto più leggero perché ce ne sono molti meno. In realtà, non sbaglio, altri tre volumetti, però li ho presi perché c'era un qualcosa che volevo assolutamente, ovvero, allora, imballaggio veramente top. Allora, ho preso dal 33 il numero 33 invariant, il numero 34 normale, ma io questa la trovo più carina della Variant, anche perché si differenzia dalla costina. Cercherò di recuperare anche l'altro. E poi abbiamo in realtà questo qui, che è il Baggins, come si pronuncia non lo so. Andiamo a vederlo nello specifico. Questo qui. Sono una specie di sketch originali, come in realtà doveva essere il
il manga sin dall'inizio. Mi piace veramente tantissimo, io impazzisco per queste. In realtà sono stupidaggini, però guardate qui. Mi piace veramente tantissimo, lo volevo troppo. E poi, ecco qui, guardate qui. Veramente bellissimo. Poi in realtà un'altra cosa che volevo troppo è che era all'interno di questo book è lo Shikinshi. Poi queste sono cose che adoro troppo, infatti lo metterò davanti il recupero. Quindi ho preso dall'1 al 9, poi il 33 al 34 e questo book aggiuntivo con lo Shikinshi. Piano piano cercherò di recuperare tutta la serie perché, come ho detto, ho visto solo l'anime, so che in realtà qualcosa cambia, alcuni avvenimenti vengono forse o prima o dopo rispetto all'anime, quindi veramente non vedo l'ora di leggerlo. Secondo me, anzi è sempre così, in realtà l'esperienza di lettura è diversa, veramente diversa rispetto all'anime, anche se io apprezzo in realtà anche molti anime. E questo era il recupero di oggi. Spero di farvene vedere altri in futuro. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto di quest'opera che ovviamente è famosissima. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Grazie mille per il supporto. Vi invito a lasciare un like e l'iscrizione al canale. Alla prossima!